Fedro. Dopo di Esopo e prima di La Fontaine. Fedro. Scrivo favole. Fraseggio tutto solo per le strade, scrivendo uno dei miei componimenti, la classica storiella con una morale comunemente detta favola. A un certo punto della favoletta, con personaggi del regno animale, come dicevo, metto spesso una morale che possa far da guida a chi leggerà. Fedro. Dopo di Esopo e prima di La Fontaine. Fedro. Scrivo favole. Conosci certamente le più famose, la volpe e l'uva oppure la rana e il bue, ma l'eunuco e l'impudente, la mosca e il calvo, nessuno si ricorda di queste due. Fedro.